Tu l'anno scorso sei stata la coach della startup vincitrice Washout. Che cosa aveva quella startup di vincente? Allora, l'idea è lavare a domicilio l'automobile oppure il motorino. Innanzitutto quello il mercato c'è. Cioè, effettivamente siamo stanchi di dover prendere l'auto, andarla a portare. Devo dire che abbiamo avuto 2 o 3 colloqui e in quei 2 o 3 colloqui gli ho sempre detto che secondo me lui non era capace. Qui vedo che i processi non ci sono, qui vedo che non è ancora chiaro come si fanno le assunzioni delle persone, però quello che a me è stupito è che continuava a tornare, no? Continuava a tornare dicendo, beh, questo l'ho fatto, questo l'ho migliorato. Quando effettivamente l'ho ritrovato negli ultimi 12, allora lì è scattata, perché era strutturato, ho capito che aveva metodo, aveva voglia, aveva grinta, aveva carattere, aveva determinazione, quindi sarebbe stato in grado di farcela.